Il testamento? Ha lasciato qualcosa. Ecco qui le mie ultime volontà. Che cosa ha lasciato? Un momento che leggo. Allora? Sì. Ha lasciato detto che si dia notizia della sua morte ad esempio adulte. E nient'altro. E che altro doveva dire? Dico, non ha lasciato altro. Nient'altro. È un lascito veramente modesto. Ma sì, c'è qualche piccolo legato insignificante. E cioè? Consigli, raccomandazioni. Ci sono alcune buone parole per te. Ed è stato per tutti. Grazie, ma quattrini? Niente. È stato proprio imprevidente a ridursi senza una lira. Io invece direi che è stato molto previdente a spendere tutto quando era ancora in vita. Sì, se fosse stato lui volontariamente a ridursi così. Ma ce l'hanno ridotto gli altri, tutti hanno qualcosa da pretendere, nessuno dà. E i quattrini per il funerale? Già, e i quattrini? Quelli sono una busta a parte. Proprio come nel film Ossessione Oscura. Povero marito mio, non ha mai chiesto nulla a nessuno e nessuno ha mai fatto niente per lui. Teresa, ma chi è questo mondo che fa qualcosa per gli altri? Qualcuno ha mai fatto qualcosa per me? Per questo vuole che si dia la notizia alle esequie avvenute. E fa bene, non vuole nessuno. No, ditemi che non è vero! Andiamo, non fare la bambina. Se gridi così, tutti ti sentiranno e sapranno la notizia subito. Ma nella febbrile vita moderna non c'è il tempo da giudicare la commozione. Si va, ci si commuove e si viene via. La vita non consente soste. E poi io mi sono già commosso. Papà, tu ti sei commosso? Mi sto ancora commuovendo. Ancora non hai finito? E vorrei commuovermi un altro po'. Ma, beato tu che puoi permetterti questi lussi. Io purtroppo devo sbrigare delle faccende in relazione all'evento luttuoso. E poi sapete com'è? Un saluto a chi cade e via. Sì, Angelica? Angelica, dov'è questa ragazza? Comandi! Angelica, perché piangi tu? Che c'entri? È perché è morto il signor mio! Sei molto gentile, Angelica, ma ti distanziamo da questa manifestazione di cordoglio non richiesta. Luigi! Mamma, questa ragazza mi ultima cosa pianti. Ma poverina, è affezionata! Affezionata? E questa casa da due giorni è affezionata? Ma che fastidio ti dà? Mi dà fastidio, mamma. E poi se la vedranno piangere, sospetteranno qualche cosa. Come si fa a tener celata tutta la situazione se va in giro con questa valle di lacrime? Ma vedi, bisogna capire, questa gente è semplice. Per loro un decesso senza lacrime, anche se ti è strano, sembrerebbe un non senso. Una donna di servizio che non pianga in queste circostanze... Ma perfino un estraneo commetterebbe mancanza di riguardo. Per essi è una questione di buona educazione. E allora bisogna fargli capire che si sbaglia. Bisogna sfatare queste false radicalità che non hanno senso. Bisogna fargli capire che se non piange ci fa un favore. Siamo intesi? Hai capito? Ascolta, fammi una cortesia. Vai giù a chiamare la portinaia, digli di venire qui subito, per favore. Dai, forza. Hai capito, Angelica? Perché vuoi la portinaia?
Beh, fagli sapere che il signor Pure è morto. Se cominci col dirlo a lei, stiamo freschi. Non è così che si occulta la presenza di un cadavere. È vero, signorina, magari nei film polizieschi il cadavere si seppellisce in giardino o gli si dà fuochi, ma qui non siamo in un film poliziesco e la sua complicità è necessaria. Vedrai il funerale poi. Che c'è? Ancora che piangi tu? La vuoi smettere che non c'entri nulla? È fedele, poverina! Ma che fedele, una rompiscatole, dai! Smettila di piangere, sennò ti prendo schiaffi! Per carità! Piangerebbe anche per gli schiaffi! Ah, vabbè, allora la licenza! Piangerebbe per il licenziamento e andrebbe in giro a raccontare il perché! Insomma, questa ragazza ci tiene il pugno! Non possiamo licenziarla, che ad esempio è avvenuto! Su, cara! Asciugati gli occhi, che volevi dirci? C'è la portinaia! Falla passare. Madonna, non è che... Signora, buongiorno. Buongiorno. La volevamo avvertire che purtroppo oggi il signor Piero è venuto a mancare. Forse è sorda. Il signor Piero è morto. Il signor Piero è morto? Luigi, se strilli così tutti ti sentiranno. E tutti, meno lei, prova a scriverglielo. Però, qui, è morto. Ecco qui, il signor Piero è morto. Forse non sa leggere. È possibile. Il signor Piero è morto! Ho capito, ho capito. Avevo capito fin da prima. Ovvero, lor signori hanno fatto due ipotesi. Sì. Che io sia sorda o che non sappia leggere. Ma hanno dimenticato che ce n'è una terza. E cioè che la cosa non mi faccia né caldo e né freddo. E non voglio mica dire che la morte del povero signor Piero la mi faccia piacere. Ma di morti ne ho viste tante e tutti dovremo morire. Ma non lo sa quanti inquilini ho in questo palazzo? 200. E sarei fresca dovessi commuovermi ogni qualvolta ne muore uno. Del resto, oggi ne muore uno, domani ne nasce un altro. Tutto ciò che le posso fare è andare a chiudere mezzo portone in segno di lutto. E vado a fare. No, voi non dovete fare proprio niente. Noi vi abbiamo chiamato proprio per questo. Il signor Piero ha lasciato detto che si dia notizia della sua morte ad esempio avvenute. Quindi mi raccomando, nessun segno e non dite niente a nessuno. Oh, perché insiste? Avevo già capito. Non vuole che si sappia e io non lo dico a nessuno. Né vado a chiudere mezzo portone in segno di lutto. Benché mi dispiace, glielo dico francamente. Per il povero signor Piero, mezzo portone l'avrei chiuso volentieri. Ma non perché la mi fa piacere che l'è morto, ma ormai l'è morto. E questo riguardo gliel'avrei usato con piacere. Comunque non discuto, ma si vedrà il funerale. Sì, non fa niente, si vedrà il funerale, ma dopo. Lei non dica niente a nessuno. Per conto mio, stia tranquillo. Buongiorno. Buongiorno. Chissà se è il caso di avvertire i parenti. Dalla notizia di seco avvenute, sta bene. Ma i fratelli, alle sorelle, bisognerebbe informarli. Senza dubbio vorranno venire alle esequie. Ma allora chi è che non deve sapere che Piero è morto? Gli amici, i conoscenti, gli estranei, insomma. Ma i parenti stretti, è doveroso informarli. No, Piero ha parlato chiaro. La notizia di esequie avvenute, nessuna eccezione. Non vuole nessuno. Va bene, allora non ci resta che avvertire le pompe funebri. Anche le pompe funebri. Caro, vedi anche questo è certo che non si possono avvertire dopo le sepe, visto che proprio esse dovranno farle. Oh, figuriamoci, quelle sono rapporto con fiorai, marmisti, agenzie di pubblicità. Sono organizzazioni tentacolari. Un minuto dopo la nostra telefonata lo sapranno tutti e piomberanno tutti qui come le cavallette. Un motivo in più per avvertirli subito e digli di non parlare con nessuno. Ho paura che per non far sapere niente a nessuno finiremo con dirla a tutti. Ma purtroppo queste persone bisognerà avvertirle, no? Almeno
Non di subito che è ben defunto. Eh no, io dico che per una festa di ballo. Come? No, dicevo, è chiaro che per un defunto. Per quale motivo si dovrebbero chiamare le pompe funebri? Potresti dire che si tratta di un moribondo, il quale in vista del proprio eventuale decesso vorrebbe prendere accordi circa il trasporto funebre per non essere colto alla sprovvista. Che ne dici? Non dire sciocchezze, mamma, per favore. Ecco qui, ecco. Pompe, 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 ecco qui, guarda, è pieno. Si fanno una concorrenza spietata. C'è la pubblicità a tutta pagina. Guarda. Questa mi ecco. Pare buona. Sì, sì. Massima serietà. Che significa? Che mandano uno morto anziché uno vivo al cimitero, non ho capito. Aspetta però, ce n'è un'altra, eccola. Anche migliore. Trasporti celeri in tutta Europa, c'è da farsi scarazzare da mezza Europa. C'è gente che va in viaggio col carro funebre, guarda qui. Questa ha anche il numero delle chiamate di notte. Ecco, servizio H24, in qualsiasi momento. Rapidità, 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 è vero. Viviamo in un'epoca piena di rapidità. Non si vede l'ora di sbarazzarsi anche dei morti. Papà, tu quale preferisci? Il notturno o il turistico? Per conto mio non ho preferenze. Non sono io il morto. Che discorsi che fai. Ecco qua. Chiamiamo questo qui. Pronto? Buonasera, buongiorno. Sì, pompe funebri. Ah, scusi, ho sbagliato numero. Che modo, che parolacce, madonna. Ho sbagliato il numero. Pronto? Ah sì, pompe funebri? Sì, salve, la chiamo per un evento luttuoso. Ah, immagina, sì, immagino che lei immagina. Ah sì, va bene, senta, una cosa importante, la massima riservatezza, perché il morto ha lasciato detto che si dia notizia della sua morte ed esegue venute. Quindi mi raccomando la massima riservatezza, non dite niente a nessuno. Sì, sì, siamo già organizzati, e ci pensiamo noi. Ah, avete proprio un'organizzazione ad hoc per queste cose riservate, va benissimo. Ci mandate l'incaricato subito, va bene, vi aspettiamo. Sì, è quella delle pompe funebri. È già arrivato? A chi abitava nel palazzo? Va bene, fallo passare. E per favore, voi andate un attimo di là, per cortesia. Io devo parlare un attimo con questo signore, eh? Rapidità è il nostro pappo. Rapidità e in questo caso riservatezza. Il signore che mi ha telefonato poco fa in relazione ad un avvenimento di cui si desidera dar la notizia ai terzi soltanto dopo ultimate le prestazioni che da noi si richiedono. E lei? No, è lui. Allora è lei il signore che mi ha telefonato poco fa in relazione a un caso in cui si desidera dare la notizia ai terzi soltanto dopo ultimare le prestazioni che da noi si richiedono? Lei è... Mi scusino lor signori se sorrido, ma lo faccio a ciò che eventuali testimoni non al corrente dell'avvenimento che ha formato oggetto della nostra conversazione e che volessero essere messi a parte giusto il desiderio espresso dal protagonista. Prima che questo accadesse, come da lei dettomi, non sospettino che in questa casa c'è quanto si desidera momentaneamente occultare. Scusi, non ho capito bene. Ella mi ha detto che la persona di cui era nostra conversazione telefonica, prima che accadesse il caso che ha indotto lei a chiamarmi, aveva lasciato detto che la notizia del caso medesimo venisse data dopo che fossero state eseguite le prestazioni per la quale ella ci ha fatto il così grande onore di rivolgersi a noi. Ecco perché uso un linguaggio perifrastico. E il mio sorriso, a ciò che non si sospetti nulla in casa. No, ma guardi, in casa tutti sanno tutto, Tanto meglio, proprio tanto meglio. Ciò limita il campo delle preoccupazioni, anche perché noi non possiamo sapere se tutti sanno o no. E visto che qui tutti sanno, mi permetto d'assumere un'aria triste, più consona alle circostanze. Anche perché oggi
Mi è particolarmente difficile sorridere. Proprio stamattina ho avuto un lutto. Ma davvero? Purtroppo. Non le nascondo che provo una certa emozione avere a fianco a me una persona che soffre. Se non sono scortese, chi? Mia moglie, signore! Le faccio le mie... La mia cara compagna di vita! Le mie più sentite condoglianze. Oh, guardi, anch'io a lei sa di tutto cuore. Grazie, sai? Si faccia coraggio. Deve essere forte, deve imparare a reagire. Vada avanti. Mi raccomando. Beh, adesso vogliamo parlare. Sì, mi scusino, sì. Dicevo, con piacere, scusi, volevo dire con dispiacere. Ho capito, comprendo il suo dolore. Teresa? Teresa? Per favore, vuoi venire un momento di qua? C'è qui l'incaricato delle pompe funebri, bisogna decidere il da farsi. Ma fate voi, non sono capace di niente. Sono ridotta a uno straccio. Non credo, povera figlia mia. Dovresti mangiare qualche cosa. Non mi fa niente. Ma così ti ucciderai. Volesse il cielo. Lo vede, non mangia da giorni. E si è ridotta così. Ma forse, non so, anche lei dovrebbe mangiare qualcosa. Oh, grazie, guardi, ma ho lo stomaco chiuso da ieri, non posso mangiare. Ma così si ucciderà. Oh, signore, lo volesse il cielo, guardi. Ma che c'entra lei? Mi scusi, prego, signora, quello che mi raccomando è che sia rispettata la volontà del mio povero marito. Che la cosa non si sappia che di seguito è venuta. Stia tranquilla, signora. Guardi, faremo tutto con la massima discrezione. Piuttosto loro hanno... qualcuno da avvisare? Sì, sì, guardi, il portiere è stato avvertito di non dir parola a nessuno. Ma parenti da informare? Nessuno! Il mio marito ha parlato chiaro, non vuole nessuno! Guardi... E la sua volontà è sacra! Oh, più che giusto, signora! E per quanto riguarda... il ferro? Il più ricco possibile, anche il cavo! Non voglio badare a spese, povero marito mio! Allora facciamo 6 cavalli, signora! Non è possibile di più? È il massimo, ma guardi che 6 cavalli, sono più che sufficienti. È vero, Teresa, 6 cavalli sono tantissimi, non so, ma anche 5, 4, 3... 6 cavalli. Va bene, manco ci sarebbe da portare un reggimento. 6 cavalli. Come la comprendo, signora? Come la comprendo, guardi, anch'io se potessi offrire a mia moglie un funerale di lusso. Ma non sono che un modesto impiegato di questa azienda e purtroppo, guardi, certi lussi non me li possono permettere. Piuttosto loro hanno già pensato per l'estrema dimora. No. No? No. Certo, non vorranno che il marmista venga qui, no. Sempre per non dare l'occhio, no. Ma se credono vi posso accompagnare io. Così, sa, dica. Ma quando lei mi guarda, provo un sentimento curioso. Mi pare che lei mi guardi con simpatia, quasi con ammirazione. E che pensi di me? Che bel morto sarebbe. Ma si figuri. Ecco, vede, adesso mi è sembrato quasi che mi prendesse le misure d'occhio. E mi è parso di leggere nel suo sguardo un moto rimprovero per il fatto che sono vivo. Ma si figuri! Non solo, ma per il fatto di essere vivo, che so, mi sento un po' imbarazzato sotto il suo sguardo, come se, data la sua professione, io la defraudassi di qualche cosa. Papà, non dire sciocchezze! Ma che dici? Non ci faccia caso, mio padre è un po' schizofrenico. Piuttosto lei mi stava accennando qualcosa che riguarda il feretro. Sì, dicevo, se volessero vedere qualche cosa di conveniente, ma non fate problemi a chiederlo. Vi accompagno io dal marmista. Io direi di sì. Andate, andate. Vi farà anche bene prendere una boccata d'aria. Tanto per quello che c'è da fare qui. Noi andiamo allora, eh? Io lo seguo, signore. Mi raccomando, voi non parlate con nessuno, acqua in bocca, non si deve sapere. State tranquilli. Angelica, ferma.
Vado io. Vado a vedere dallo spioncino. Sì. E De Magisti? Come una signorina? De Magisti? Sì, De Magisti. Un amico del popolo Piero. Ma non è mai venuto a casa nostra. Avrà saputo e viene per le condoglianze. Ma non credo, chi avrebbe dovuto dirlo? Eppure qui e non era mai venuto. E che vuol dire che sapeva che Piero era malato? Ah, per forza, sono stati insieme in clinica. Che facciamo? Aspetta. Sì. La solita. Allegra, triste. È piuttosto allegra, mi sembra. Allora non sa. Ma hanno dei fiori. Allora sa. D'arancio. Allora non sa. Chi lo sa? Angelica, digli che non c'è nessuno. Anzi, non aprire addirittura. Crederà che siamo partiti. Senti, sì. Si fa presto a dire così, ma invece io credo proprio che tu debba riceverlo. Per carità, conosce tutti i nostri amici. Se sospetta qualche cosa tra mezz'ora tutti sapranno. Ma per questo devi riceverlo. Le ipotesi sono due. O sa... o non sa. Se non sa, non glielo faremo capire. Ma se sa, devi pregarlo di non dire niente a nessuno. Proprio per questo devi riceverlo. Accidenti a quel seccatore! Ha sempre scombinato le cose nostre. Oh, Piero non voleva far sapere neppure che era in clinica con la stessa malattia. Non voglio assolutamente riceverlo! Che non si apra la porta, eh! Penserà che non c'è nessuno e se ne andrà. Ma zitti, non fatevi sentire. Come vuoi, Teresa, come vuoi. Sì. Che succede? Oh, che succede? Oh, mi scappa da fare tutto! Oh, impossibile! Va bene, Angelica, vai ad aprire. Non mostriamoci allegri, se sa non sarebbe bello, eh? E facciamo parlare prima lui. Tenere nascosta agli amici le cattive notizie. Mi sposo! E lei è la vita! Allegramenti! Ci sposiamo così all'improvviso? Le dirò, signora, è una storia un po' curiosa, sì. Quando ero in clinica, e Piero questo lo sa, disse a me stesso, se guarisco, prometto di sposare loro. Sono guarito. Abbiamo anche un bel maschietto, sa? Di 3 anni. Ah, sì già, avete fatto presto. Oh, sono cose più che naturali. Un parto prematuro. Oh, no, signora, no. Le dirò, è una storia un po' curiosa. Tempo fa mi ruppi una gamba. Dovevano amputarmela. Oh, che dolori, che sofferenze. E allora dissi a me stesso... se non me la tagliano, prometto di adottare un bambino. La gamba si salvò. Capirà, mi serviva. Il bambino? Ma no, la gamba, signora! Ah, lo credo bene. No, lei non immagina per quale motivo mi serviva in modo particolare. Ballo? No, vede, le dirò, è una storia un po' curiosa, sì. Un po' di tempo fa viaggiavo per mare e a un certo punto la nave stava per affondare. Oh, la disperazione! E allora, preso dal panico, dissi a me stesso, se mi salvo, prometto di fare ogni giorno 4 chilometri a piedi. Mi salvai, capirà perché mi serviva la gamba. E così ogni giorno lei si fa questa maratona? Non più purtroppo, non più. Le dirò... è una storia un po' curiosa, sì, perché il nostro parcoletto si ammalò, molto grave. I dottori non ci dettero speranze. E allora io pregai e dissi a me stesso, se si salva,
prometto di rinunciare alla mia passeggiata quotidiana. Capirai, era il mio unico svago. Ma adesso ho in animo di riprendere un po' le passeggiate. E come può farlo, scusi? Beh, se va in porto questa faccenda del mio matrimonio con Lola. Ho promesso di fare ogni giorno 2 chilometri a piedi. Ma comunque, prima di passare a dire lo scopo della nostra visita, vero Lola, avrei bisogno di farle una domanda, signora Teresa. Mi dica un po', mi dica un po'. Piero, come sta? Come sta? Come sta? La verità? La sincera verità! Proprio la verità, Proprio la verità! Non si può lamentare. Oh, mio proprio piacere, veramente. L'essenziale è che non peggiori. No, no, questo è assolutamente escluso. Lasciatelo riposare, mi raccomando, non disturbatelo. Fatelo riposare, che riposi in pace. Come? Volevo dire certo, certo. Sì. Per la colite è necessario il riposo, la pace e le proteine. È una cura americana che si chiama perciò delle 2P, Peace and Proteins. E in ospedale i medici lo sapevano, però avevano dimenticato il significato della seconda P. Le proteine. Appunto, le proteine. Sapevano che la prima P si riferiva alla pace e che la seconda si riferiva all'alimentazione. E allora provavano continuamente pace e patate. Pace pomodoro, pace provolone, e ad ogni esperimento moriva un paziente. Sì, ti ricordi? Pace piselli? Sì. Pace porchetta? La porchetta, sa, quella in tela al forno, intasata di pepe. Sì, si usa molto ai castelli romani, anche perché mette sete, gli osti fanno affari d'oro. Sapete, viene cotta con tutta la pelle, che è la parte migliore, becca un po' dura. Ma croccante se ben rosolata. E si sa, si fa rosolare con un grosso bastone di legno che entra dalla bocca e esce dalla parte opposta. Sì. Certo, darà un po' fastidio. Cosa? Questo bastone. Ma va ficcato alla porchetta. Come a dire. Ma cosa fa piangere questa ragazza? Ma no, è che stava pelando certe cipolle, niente. E c'è da piangere per tanto poco. Cipolle? Qui si mangiano cipolle in questa casa? Sì. Voglio sperare che non ne farete mangiare a Piero quelle cipolle. No, stia tranquillo. Meno male. Vabbè, senta, ma una sigaretta? No, grazie. No, dico, avrebbe da darmela. Oh no, mi dispiace, ma non fumo. Ma sei sempre fumato? È vero, cara, ma non fumo più da un paio d'ore. Ah, bravo, non mi avevi detto che ti eri levato il vizio. Vedi tesoro, ti dirò, è una storia un po' curiosa. Come tu ben sai, avevo un dente che mi doleva, mi faceva vedere le pene dell'inferno, e non trovavo mai il coraggio di farmelo strappare. Allora stamani ho detto, se trovo il coraggio, prometto di non fumare più. L'ho trovato. Ma se l'hai perduto? Ma no, l'ho trovato, cara. Ma io lo devo al dente. Io lo devo al coraggio. Hai fatto bene a toglierlo. Il dente? Ma no, il vizio del fumo. Ma se adesso venissimo alla ragione della nostra visita? Hai ragione, tesoro. Dunque, la ragione, anzi, le ragioni, perché sono più di una. Primo, invitarvi tutti al nostro ricevimento di nozze. Credo che questo sarà difficile. Quanto mi dispiace. Proprio oggi abbiamo un impegno inderogabile. Già, è una questione di vita o di morte. E allora pregare Piero di venire a farci da testimone alle nozze? Questo sarà ancora più difficile, ho paura. Ma che almeno potesse delegare qualcuno. Anche questo non sarà tanto facile, credo. Mi offendo se non viene nessuno. Signore, sì, c'è di là un operaio che vuole assolutamente entrare dove... Dove? Riposa il signor Piero. Sì.
Forse quello che viene per certi lavori? No, non lo so. Oh, ma signora, ma non è certo un capriccio che io voglia entrare, sa? È che si è rotto un filo dell'alta tensione e questo mette in pericolo la vita dei passanti. Oh, Madonna Santa, ci mancava anche questa. Ma che c'entra la stanza di mio marito? Quanto la fa lunga. Purtroppo la riparazione può essere fatta dalla finestra di quella stanza. C'ho già il mio collega all'esterno con la scala. Dobbiamo ripararlo, per forza. Oh, santo cielo, come si fa? Disordine in quella stanza. Ma non è il caso di far cerimonie. Io non lo vedo, entro un attimo, riparo il filo e esco dalla finestra. Se c'è disordine, non lo vedo. Guardi che c'è un signore che dorme, vede? Quanto la fa lunga! Ma noi facciamo piano, io sono fuori dalla finestra, ma non ci sente, stia tranquillo. No, non si può, perché ha un sonno leggerissimo. Ma non si preoccupi, cosa vuol dire? Stia tranquillo, noi faremo tutto. Signora, adesso può farlo andare, l'ho tolto. Che cosa? Il disordine, adesso possono andare. Scusate, torniamo subito. Venga, prego, venga, prego. Venga. Facciano per il disordine. Venga. Oh, come sono gentile ed ospitali, anche il tè. Tesoro, fra poco coroneremo il nostro sogno da... d'amore. Lola! Che c'è, Paolino? Tu sai che io avevo promesso di sposarti, vero? Certo. Mi sa che non ti posso sposare più. Oh, perché? Perché avevo detto che ti avrei sposato se fossi guarito. E sei guarito, certo. No, non sono guarito. Oddio, me lo dici adesso? Adesso me ne sono accorto. Beh, non ti preoccupare. In fondo non è che tu non possa più sposarmi. Sei semplicemente dispensato dall'osservanza del voto se non sei ancora guarito. Ma questo non ti impedisce di sposarmi lo stesso. Anzi, anticipando l'esecuzione della promessa, dimostri di aver fede. Sì, ma mi sembra di forzare un po' troppo la mano del cielo, capisci? E se poi non guarisco, sai come si dice, passata la festa. Tanto meglio. Invece di stare a mercanteggiare col cielo in un poco dignitoso dot des, dimostrerò di essere stato più signore tu. Non hai ottenuto ciò che avevi chiesto, tuttavia hai fatto ciò che avevi promesso. È una magra soddisfazione la tua, una magrissima soddisfazione. Oh, io sto male, devo andare in bagno. Vai. Non posso, non sono in confidenza con questa gente, mi vergogno. Ma lo dirò io alla signora. Te lo proibisco nella maniera più assoluta. Ce l'hai sempre quella penna stilografica che ti ho regalata. Ma non mi vorrei dire che ci vorrà una domanda scritta. Ma no, prendila per cortesia, va, prendila. Fa presto. Oh, grazie. Ma dico, questo è il modo di maneggiare una penna stilografica? Ti sei macchiato le mani. L'ho fatta bella fossa, cara. E ora che verranno, mi raccomando, secondami. Eccoli che arrivano. Oh, scusate cari amici, ma siete capitati in una giornataccia. A chi lo dice? Piena di imprevisti. A chi lo dice? Si immagini, signora. Purtroppo questo... Che è successo? Sbadato di Paolo stava scrivendo una cartolina e si è sporcato le dita del nostro. Dovrebbe lavarsi le mani. Sì. Angelica! Accompagna il signore nel bagno. Oh, povera me. Che succede? Non si può. C'è disordine nel bagno. Anche nel bagno? Hai portato il disordine nel bagno? È per forza! E come ha fatto? Io me lo sono caricato sulle spalle. Misericordia, adesso come si fa? Il signore deve lavarsi le mani. Sì. Un momento, dove corri? Oh, salve mamma, la benedetta ragazza, fermate! Oddio! Mi sembra che tu sia di un'impressionabilità estrema. Ammetterai che ho ben ragione di esserlo. Ho capito, ma forse quella ragazza è andata a togliere il disordine del bagno. È quello che temo, mio Dio!
Ho portato anche la conce. Caro De Magisti, lei faccia come se fosse a casa sua. Signora, a casa mia ci si lava nel bagno come in tutti questi casi. No, la capisco, ma col disordine che c'è. Guardi, se lo vedesse si metterebbe le mani nei capelli. Scatto per Dio. Perrebbe. Si lavi pure. Oh, signori, quella delle mani era una scusa, io ho bisogno di andare in bagno. Ma non è possibile. Le assicuro di sì, devo andare in bagno. Non è possibile andarci. No. Svoltate la porta, fate quello che volete. È occupato. Va bene. Svoltate la porta. Ma chi è occupato? Le dico che c'è un gran disordine. Io me ne infisco del gran disordine. Io devo andare in bagno. Fate presto. Chiamate i pompieri. Fatemi le cancelli, cancella. Devo andare in bagno. Sono picchiata per la ragazza. Sentito il discorso. Adesso il signore può andare nel bagno. L'ho tolto. Prego, adesso può andare nel bagno. Grazie. Dove l'ha messo? Che cosa? Il disordine. Ah, l'ho riportato in camera da letto. Accidenti, come sei forte! Al mio paese portiamo quintali di fascine sulla testa. L'hai portato sulla testa? No, fa per dire. Me lo sono caricato sulle spalle. E l'operaio? Che cosa? L'ha visto. Stava lavorando fuori dalla finestra. Ah, meno male, si è lodato il cielo, ma quando rientrerà lo vedrà. Non si preoccupi, signora. L'ho coperto come se dormisse. Brava, però adesso basta portarla avanti e indietro. Ah, ma non sono mica stanca, sa? Al mio paese portiamo le fascine per chilometri e chilometri. Ma questa è un'altra cosa! Povero Piero, non ha pace neppure adesso, sballottato da una stanza all'altra! Ma il bagno e la camera dal letto sono vicini. Sì, ma quella è un'altra cosa! Mi fa male al cuore pensare che quell'anima è sballottata qua e là. Per rispettare la sua volontà, mia cara. Anche questo è vero. Santo cielo, tutto questo scompiglio per la sua bella pretesa di dare la notizia dopo le 7. È vero. Chissà perché poi tutto questo mistero. È tanto bello fare le cose come le fanno tutti, alla luce del sole. No, lui doveva distinguersi sempre in tutto. Vuol far la sorpresa a cose fatte, vuol far l'originale. Gran brav'uomo, non c'è che dire, che Dio l'abbia in gloria. Ma aveva certe idee, tutte sue. Va, Angelica, va ad assicurarti che non si veda, che se si trasgredisse la sua volontà, chi lo sente? Oddio, mi perdoni. Stavo per dire chi lo sente, pignolo com'era. Ma mamma, è morto, gli date il pignolo. No, ma in senso buono, Teresa, in fondo lo era. Sì, ma non bisogna dirlo, anche nei primi giorni. Signora, che c'è? Signora, una cosa incredibile. Una cosa terribile! Dio, mi fa prendere un accidente! Parla! Però il coraggio! Che è successo? Mi promette di non spaventarsi? Ti puoi spiegare il nome del cielo? Non c'è più! Chi? Il signor Piero! Sì, sono andata a vedere se era coperto bene e non l'ho trovato più. Oddio, ma che dici? Ma hai guardato bene? Ma che pare possibile? Ma glielo assicuro, ho guardato benissimo. Glielo giuro, guarda. Ma non
fare l'imbecille, ha guardato sotto il letto. Ah, è stata la prima cosa. E non c'è, e poi come ci andava a finire? Ma... oddio santo, ma non dire sciocchezze, forse... sono diventato nel corridoio. Ma l'ha preso per un fazzoletto. Ma sei certa di non sbagliare, che tu l'ho fatto cadere con tutte le cose che porti sempre in testa, benedetta ragazza, sono sicura ha fatto un... Ma per carità, gliel'ho detto, prima l'ho portato nel bagno, poi quando ho sentito che il signor De Magistri doveva andare assolutamente nel bagno, l'ho preso e l'ho riportato in camera sua. E l'ho coperto come se sotto le coperte ci fosse qualcuno che dormiva. Adesso non c'è più, scomparso. E l'operaio? No, signora, l'operaio se n'è andato da un pezzo. Se n'è andato? E come se n'è andato? Con la scala che era fuori. Che si sia portato via la buon'anima! Ma le pare! E allora dove sarà andata? Dov'è la buon'anima, santo cielo? La vado a cercare. Ma a cercare giù, vai dagli operai fuori, cerca di sapere se hanno visto qualcosa. Sì, va. Mamma, Claudia, potete venire qui un momento? Capita un fatto incredibile. Cioè? È sparito il povero Piero. Angelica l'aveva riportato dal bagno nella stanza da letto e adesso non c'è. Che dici mai? Bisogna pensare che se lo sia portato via l'operaio, il quale pure non c'è più. Ma scusa, ma e per farne che? E che ne so, se ne sentono tante. Ho mandato Angelica a cercare l'operaio fuori. Non è possibile che sia stato lui. E d'altronde non può essere volato in cielo. Però, cosa? C'è un caso simile nel cadavere scomparso. E non rammenti dove era scomparso? Era stato disciolto in un liquido corrosivo che non ne aveva lasciato nessuna traccia. Non può essere il caso nostro. Signora, signora, sì. Niente. Hai guardato dietro i mobili? Ah, è stata la prima cosa. E poi come ci andava a finire? Chi doveva mettercelo? Perché? E allora? Non c'è che una spiegazione possibile. Cioè? Angelica non dice la verità. Ah, giuro! No, cara, non si è mai visto che colpevole giuri. E poi il giuramento non può considerarsi una prova. Ma io non sono colpevole! Allora, siamo di fronte a un caso di mitomania. È lampante. Ce n'era uno nel delitto immaginario che faceva perdere la testa all'intero dipartimento di polizia di New York, proprio per le fantasie malate di una governante. Clelia, ti supplico, lascia stare i libri gialli e vieni al dunque. Che c'entra la, come dici, mitomania? Ma che cosa intendi dire? Che la ragazza si sbaglia, è vittima di un'illusione abbastanza frequente nei caratteri fantastici e un po' nervosi. Ella, forse per l'abitudine a mentire, o forse per l'emotività, crede di aver trasportato il cadavere del povero Piero nella camera da letto, invece l'ha lasciato nel bagno. Misericordia! Nel bagno c'è dei magisti! Se si è trovato le prese con il cadavere, gli sarà venuto un accidente! Ci mancherebbe anche questa! Bisogna subito accettarsene. E intanto tu resta a disposizione. Beh! Non dà segni di vita. Che davvero abbia trovato il cadavere sia morto per l'impressione. Potrebbe anche darsi. Sì. C'è un caso simile nella vasca insanguinata che dà molto filo da torcere al collo del povero uomo che tra poco non finisce in manicomio, tanto simpatico. Ma chi se ne importa del corone? Io mi preoccupo di De Magistri. Che gli sia capitato qualcosa. Comincio a pensare che sia proprio morto. No, non è morto. Anche se potrebbe essere morto proprio in questo momento, non me ne stupirei affatto. Occupato! Signor De Magistri, mi scusi la
domanda, ma è occupato solo da lei o da qualcun altro? No, capisco la sua domanda. Intendo dire, c'è qualcun altro con lei? Diamine, chi altro vuoi? Ci sia con me, sono solo. Lo vede? Nel bagno non c'è, lo so bene. Angelica, dove è nascosto il liquido corrosivo nel quale ha disciolto il corpo del povero Piero? Che liquido? Ma perché avrebbe dovuto discioglierlo? Perché è il modo più semplice e comune che non lascia nessuna traccia. No, ti prego, non pensare ai libri gialli. Ma questa situazione è proprio dal libro giallo, ne converrai, e comunque il povero Piero deve venire fuori. Sì, stiamo fresche, se aspettiamo che venga fuori lui. Ma anche se fosse caduto dal letto, dovrebbe trovarsi. Intanto questa ragazza dovrebbe fare un salto dalla portinaia e chiederle se ha notato qualcosa di sospetto nell'operaio che è appena sceso, se aveva pacchi, oggetti o roba del genere, o se sosteneva un compagno in stato di ubriachezza, per esempio. C'è un caso simile che fa impazzire l'intero dipartimento di polizia. Finisci la fotocase. Comunque, ragazzi, questa permanenza di De Magistris nel bagno non mi convince per niente. Vado a vedere. Signor De Magistris, mi scusi, un'altra domanda, ma mi risponda con tutta franchezza. Perché si trattiene nel bagno? Signora, la scongiuro, mi lasci pace. Se mi accendo nel bagno, avrò il mio potere al giorno. Scusi, scusi. Signora, sì, la portinaia ha visto l'operaio andarsene, ma non aveva né pacchi né altro con sé, ed era solo. Ti prego, cerca ancora. No, dico, non ha avuto delle emozioni particolari. Signora, ma si spieghi per cortesia. Insomma, non c'era nessuno, non è successo niente. Signora, la prego, mi lasci stare. Le emozioni, se l'ho avute o non le ho avute, sono solo mie. Le pensa ai casi suoi. Ma Paolo, perché rispondi così sorpreso? Ma questa mi fa certe domande, questa! Signora, signora, sì. Oh, niente. Ormai ho cercato in tutta la casa e non si trova. Non si trova. Siamo solo degli amici. Perché è successo qualcosa? Una cosa spaventosa. Non è colpa nessuno, sa? È stata una grande fatalità. Ma insomma, si spieghi. Una cosa tremenda. Non so proprio come raccontarlo a questa povera gente. Ma cosa c'entrano loro, scusi?
Io lavoravo da una finestra di questa casa a riparare un filo elettrico. Lo sappiamo, c'eravamo anche noi quando lei è arrivato prima. Nella stanza dove lavoravo c'era un tale. C'era un tale che dormiva, anche questo sappiamo. Io non me ne ero neppure accorto, perché lui se ne stava sotto le coperte. Dormiva. Mentre ero fuori dalla finestra, il filo dell'alta tensione mi è sfuggito dalle pinze isolanti ed è andato a finire dentro la stanza, sa? Oddio. Precisamente sul letto. Oh, sì. La corrente era stata tolta. Ah, beh. Almeno così dissero dalla centrale. Ma si vede che per un'errata manovra, proprio in quel momento, è stata ridata. Oh, il signore che stava a letto è rimasto. No! Stecchito! Oh, povero Piero! Oh, è passato dal sonno alla morte, senza un gemito. Proprio la morte del giusto. Ah, guardi, per questo non ha sofferto, glielo posso proprio garantire. Oh, Dio mio! Io, preso dal panico, sì. Per ritardare la scoperta, sì. Ho nascosto il cadavere e sono fuggito dalla finestra! Oh mio Dio, che nessuno sa niente, povero! Per questo cercavo, lo sfido, io cercavo del povero Piero! E si vede che non l'hanno ancora trovato, se no adesso sai che strilli! Scappiamo prima che tornino! Ma no, cara, non possiamo abbandonarli! Ma no, no, dobbiamo stare vicino a queste povere donne. Senta, lei si accomodi qui, si segga, si metta qui sulla seggiola e si rilassi, stia comodo e non si preoccupi. Stia comodo e non si preoccupi. Vieni, vieni, cara, accomodati, bisogna stare vicino a queste povere donne. Ma noi ci dobbiamo sposare. Ma queste sono donne sole, sono come pulcini nella stoppa, mia cara. Non possiamo abbandonarli, anzi, dobbiamo stare vicino a loro, dobbiamo provvedere. E adesso c'è da avvisare gli amici. Oh, c'è da fare il necrologio. Oh, vediamo un po'. Io direi di scrivere così, aspetta che prendo un foglio e scriviamo. Cosa vuole lei? Qualcuno della famiglia! Si secca! Oh. Mi dai quella pesa per cortesia? Oh. Oh, cara, grazie. Dunque, vediamo un po', io direi, ecco, ha cessato di vivere Piero D'Avenza. Così, ha cessato di vivere Piero D'Avenza. Poi, cittadino integerrimo, questo va detto, cittadino integerrimo. Oh, lavoratore indefesso, in questi casi si tessano sempre le lodi. Dunque, sposo esemplare, dobbiamo rispettare la signora Teresa, sposo esemplare, poi vediamo ai genitori, figlio amorosissimo, cosa vuole? Oh, dunque, ha una sorella, mi risulta, quindi facciamo fratello discreto, perché non sappiamo i loro rapporti, discreto. Oh, vediamo un pochettino, vediamo, poi metterei, ecco, siamo noi, quindi amico pignolo, era tanto pignolo. Senti, io poi direi di fare una cosa, per non scontentare tutti i parenti, mettiamo in maniera generica, avolo, bisavolo, trisavolo, eccetera, eccetera. Allora, avolo, bisavolo, trisavolo, impareggiabile. Così abbiamo messo tutta la famiglia. Ora ci vorrebbe una chiusa a questo necrologio, una chiusa, vediamo come potremmo fare. Ecco, io direi di fare così, avolo, bisavolo, cavolo, impareggiabile, a cui i posteri diranno un giorno grazie al cavolo. E adesso andiamo al telegrafo subito. Questa è tua. Anche questo, Paolo?
Quanto è complicato vivere. Vuoi dire morire, cara? Sì, andiamo ad avvisare, forza. Senta lei, faccia una cortesia. Quando verranno le signore, dica che mi sono sentito male, che sono dovuto andare a casa e che ci scusi, no? Va bene? Noi andiamo. E io? Lei aspetti, vedrà che il signore prima o poi verranno. Lei aspetti, andiamo Lola, andiamo. Aspetto. Mamma, l'hai guardato sotto i materassi? Dappertutto, è veramente un mistero. Signora, sì, c'è ancora quel signore che aspetta. Quello. Ma dove sono andati il signore e la signorina che erano qui? Il signore non si sentiva tanto bene, sono dovuto andare via. E lei che vuole? Ah, cosa voglio io? E non è facile, signora mia, dire cosa io voglio, sa? Per me non voglio assolutamente niente. E guardi che avrei fatto volentieri a meno di questa visita. Ma ne stavo bene a casa. Non capisco. Insomma, innanzitutto mi preme di dirle una cosa. Io non ne ho colpa. Insomma, si spieghi. Mi spiego. Come? Ma loro non sanno niente? Ma di che cosa? È stata una disgrazia. Certo, ci sarà un'inchiesta. Il filo è scappato, però non ha sofferto. Questo glielo posso garantire. Benché alla centrale si ostinino a negarlo, ci deve essere stato proprio in quel momento la corrente ad alta tensione. Insomma, una scala. Deve essere un atto. C'è un caso simile in evaso dal manicomio. Signora, sì. Signora, l'ho trovato. Era nell'armadio. Nell'armadio? Ma non ci può essere andato da solo. Tanto più che l'armadio era chiuso a chiave dall'esterno. Tale e quale alla morte nel baule. Identica situazione. Ma chi può avercelo messo? Immagino di cosa stanno parlando. Mi scusino. Ce l'ho messo io, lo spiegherò. Ma come si è permesso di fare una cosa simile? Si calmino, ma loro hanno tutte le ragioni. Ma io non l'ho fatto apposta, non ne ho colpa. Ah sì? Ce l'ha messo per disgrazia, vero? Mi lasci spiegare, il signore è morto. Lo so. No, parla piano, che non si deve sapere. Lo volesse il cielo che non si sapesse. Ma sarà difficile tenere nascosta questa cosa. Ma lei non si preoccupi, lo diremo tra due giorni. E perché? Perché così vuole. Chi? Il defunto. Parla? Chi? Ma il defunto! Ma lei è matto! Ma ha detto lei che il defunto ha detto di dirlo tra due giorni! L'aveva detto prima di morire. Ha parlato? Ma no, l'aveva lasciato scritto. Nell'armadio? Nell'armadio era già morto. Ma questo ho capito, lo so. Ma vorrei capire quando ha detto di denunciare la cosa tra due giorni. Oh, benedetto uomo! L'aveva scritto prima di morire. Ah, capisco. No. No, non ho capito. Ma allora non era del tutto morto quando io l'ho messo nell'armadio. Perché? Beh, si è potuto scrivere. Dagli. Ma signora, quando uno è morto, eh? La prego, parli piano che non si deve sapere. Gli ho già detto che desidera che la cosa si sappia fra un paio di giorni, dopo le esequie, insomma. Ma lo volesse il cielo non si sapesse. Ma allora vada a dirgli che per favore non lo faccia sapere mai. E a chi dovrei dirlo? Ma è morto! Oh, ma lei è proprio matto! Se si potesse non farlo saper mai. Sarebbe anche meglio, d'accordo. Ma intanto, fino ad esempio avvenute, non deve sapere niente nessuno, così vuole il defunto. Ah, io non parlo. Non è mica tanto, sa. Si immagina che stia facendo un chiasso del diavolo. Signora, io non parlo più. Mi raccomando. Mi raccomando a loro, il mio interesse. E veda se può convincere a non farlo sapere nemmeno dopo. Ma convincere chi? Il morto! Dagli! Ma allora è un'ossessione. Ma come vuol convincerlo se è morto? Facciano loro. Tanto ormai è successo, è stata una disgrazia. Sì. Una disgrazia grande. A chi lo dice? Sapesse che colpo è stato per me? Oh,
Grazie, grazie, grazie. Ringraziarmi è un po' troppo, eh? No, sono cose che fanno piacere. Ma lei è la vedova? Sì. Beh, contenta lei. Comunque, acqua in bocca. Anche loro, eh? Sì. Mi raccomando, eh? Mi raccomando, tranquille. Ma una domanda. Sì. Come si farà quando lo porteranno via? Cercheremo di fare le cose un po' alla chetichella, insomma. Brava signorina, questo si chiama ragionare. Lei mi toglie un peso dal cuore. Oh, anche lei a me. Arrivederci. Allora, possiamo stare tranquilli? Guardi, tranquillissime, guardi, io non dico niente. Riverisco, signore, io vado, Riverisco. Ah, dimenticavo. Ho 5 bambini. Oh, complimenti, Ma sono tutti piccini, eh? Oh, sono così carini a quell'età. Riverisco. Arrivederci. Oh, signora! Oh! Io non ho aperto bocca con nessuno, ma sono venuti ad addobbare la porta. Mi hanno mandati il signore e la signorina, ce l'erano qui prima. C'è anche l'annuncio sul giornale. E arrivano le visite! Dio, poveri noi, non c'è niente da fare! Ora, Teresa, vada a prendere almeno degli scialli neri di là. Per soffrire. Io ancora non ci credo che sia morto. Mi pare impossibile. È quello che dicevo io un momento fa, le parole precise. Anche mia sorella Cesira conosceva bene il povero Piero, eppure ha provato un tale dolore. Grazie, grazie. Ha capito di morire? Ma, povero Piero, se mi dovessero dire non è morto, è cieco, per me sarebbe meglio. Sì, sì, guardi, io fra morto e cieco preferisco cieco. Lei preferisce morto o cieco? Ah, io morto. E tu? Ma io cieco. Signora Teresa. Oh, condoglianze di cuore, sa? Grazie. Oh, mi dispiace. Ha capito di morire? Oh, prego, si accomodi, grazie. Oh, signorina, condoglianze. Anche lei di cuore. Io ancora non riesco a crederci che sia morto, sa? Che disgrazia, che disgrazia.
Ah, qui è tutto lui. Guarda, Cesira. Ha ragione. Guardi, sembra che parli. Prego, signorina. L'ho già vista, grazie. Teresa, puoi andare un momento di là, che sono arrivati tantissimi fiori. Scusate un momento. Prego, prego. Scusate. Avete visto il suocero? Mamma mia. Che c'è? Venga qui. Tenetelo d'occhio. Che non commetta qualche sciocchezza irrimediabile. Guardate che non abbia armi nascoste. Ma lui, armi? Certo. Ma se ha una paura del diavolo delle armi. Non vuol dire, in questi casi così duri non si sa mai una persona come si possa comportare. Perquisitelo, perquisitelo. Perquisisco, va bene, ma non so. Lo vede? Non ha armi. Sì, comunque a me non convince. Lo guardi, ha quell'aspetto. Sembra innebetito. Ma è il suo aspetto normale. Sembra un deficiente, lo so, ma è così. E poi non ha nessuna relazione con l'evento luttuoso, non capisco. No, no, lo guardi bene. È un uomo distrutto e annientato dal dolore. Guardi, io non sarei affatto tranquillo per lui. Sarebbe capace di buttarsi da una finestra di questa casa. Ma figuriamoci, non sarebbe nemmeno capace di arrampicarsi sul davanzale. E poi qui non ci sono finestre. Guardi, io un giro per guardare se ci sono finestre aperte lo farei. Anche perché è meglio non fidarsi. Coraggio, coraggio, bisogna reagire. Guai a lasciarsi abbattere dalla disperazione. Lasciatemi! No, no, non lasciatemi! Cavolo! Lasciatemi! Aiutatemi! Lasciatemi! Lasciatemi! Leggetelo, che non vince sta veleni! Che cosa ci vuole da me? Ma noi vogliamo che lei non commetta qualche gesto di disperazione! Ma non ci penso nemmeno! Andate al diavolo! Povera donna, ma questa donna è rimasta sola. Ma ha il fratello, i genitori. Lo so, ma non sono la stessa cosa che il marito. D'accordo. Mi sembra una tremenda fatalità. Mi sono visto morire in tre mesi, tanti amici, anche quel povero Paolo. Di Magisti? Come non lo so, è morto poco fa di sincope. Ma no! Gliela assicuro io, guardi! Su, Cesira, non ti far trovare da Teresa, che piange per un altro. Ma non posso trattenermi, è stato il mio amore segreto. Sforzati, eccolo. Mi volevi molto bene, vero? E come? Si conoscevano appena. Ma Cesira è così, ha un cuore talmente sensibile. Mi è venuto in mente a un tratto quella volta che incontrò il povero Piero e si è messa a piangere. Però la signorina Cesira fa la commedia. Credo che conoscesse appena il povero Piero, non capisco perché faccia tante smancerie. Non si faccia sentire, la signorina Cesira non piange per il povero Piero. Ma no? No, ma per Paolo De Magisti, che è morto poco fa di sincope. De Magisti è morto? E di sincope pare. Oh, poveretto. Ma com'è successo, mi dica? Io non ne conosco i particolari, ma la cosa mi è stata riferita dalla stessa fidanzata del povero De Magisti. La signorina Lola? Brava, proprio lei. Quell'antipatica. Pensi che non riusciva a parlare dal dolore. Che disgrazia! Si dovevano sposare domani! E la giustizia divina? Ma probabilmente era malato di cuore, eh? No, no, guardi che si sbaglia. Il signor Paolo De Magisti non aveva nulla a cuore. E poi doveva sposarsi domani. Era già sposato.
Adesso si parla di Paolo De Magisti, che è morto poco fa. Poveretto! La Cesira è commovente. Sì, ma guarda. Non me lo sarei mai aspettato. Lei non sta piangendo per la morte di Piero, ma piange per la morte di Paolo De Magisti, che è morto un'ora fa. Ah, scusate, potevi dirmelo subito, non c'è niente di male. Ma è stato per riguardo al tuo dolore. Non capisco perché vieni qui a piangere un altro, poteva fare a meno di venire. Nessuno l'ha pregata. No, Teresa, mia sorella è venuta per il povero Piero. Poi qui ha saputo che è morto anche De Magisti e piange per tutti e due. Non è vero, per mio marito non ha pianto, ma questo non ha importanza. Teresa, ma forse la più amica di De Magisti, in fondo pensa, dovevano sposarsi domani. Ma anche tu piangi per lui. No, ma non devi pensare. E lascia stare, sei stata tutto questo tempo qui senza versare una lacrima per Piero e poi... Ma senti, Teresa, per Piero io avevo già pianto in bagno, eh. Va bene, tu non hai nessun diritto naturalmente di piangere per chi vuoi o chi... O come vuoi, soltanto tengo a mettere le cose in chiaro. Teresa, ma io piango per tutti e due, del resto guarda, guarda, non piango più. Oh, tu sei padrona di piangere per chi vuoi e finché vuoi. Io non ho alcun diritto di proibirtelo. Soltanto sai, penso che a casa mia, a poche ore di distanza dalla morte di mio marito, si potrebbe ben piangere per lui e non per altri. Teresa, davvero mi fai piangere a dirmi queste cose? Del resto, guarda, io non piango proprio per non farti credere che piango per altri. Ma piangi, piangi, come te lo devo dire? Tanto il mio dolore è tale che nessuno può aggiungermi o togliermi niente! Oh, Teresa! Ma vai via, io non piango per conto proprio, almeno questo avrò diritto. Non confondiamo le lacrime. Mia sorella non ha tutti i torti però, eh. Vengono qui a dare le condoglianze per la morte di Piero e che fanno? Si mettono a piangere per Paolo. Povero Paolo, morto così giovane. Sera? Scusi, ma il defunto non si chiama Piero? Sì, ma la signorina piange per la morte di un altro. E perché si piange Paolo? Se è morto Piero. È perché è morto anche Paolo. E chi è questo Paolo? Sarebbe un po' lungo spiegarglielo. Si accomodi. Di qua, a destra. Oh, Celeste. Teresa, io non ci capisco niente. Sento che un voluto si è abbattuto sulla tua famiglia e ti faccio le più... vive condoglianze anche per la morte di Paolo. Non si è abbattuto nessun nuovo lutto. Già è abbastanza grande quello che mi ha colpito. Ma purtroppo questi signori, con una delicatezza veramente esemplare... Teresa, ti prego. E lasciami dire, con una delicatezza veramente esemplare, sono venuti qui a piangere un altro invece del mio povero marito. Oh, ma che cosa indigna! È la prima volta che sento un fatto simile, ma dico, non potevano andare a piangere altrove. Scusa Teresa, sì. Ma non siamo venuti qui a piangere per un altro. Purtroppo si tratta di una tremenda coincidenza che accomuna nel nostro pianto Piero e Paolo. Io rispetto il dolore altrui, ma qui si piange Piero e non Paolo. Perdona Teresa. Ma noi eravamo già qui quando abbiamo saputo di Paolo e non abbiamo potuto trattenere il nostro dolore. Del resto, certi sfoghi del cuore non si possono rimandare ad ora fissa. Ma questo, ti assicuro, e credo di poter parlare anche a nome degli altri, non diminuisce il sincero cordoglio che noi tutti proviamo per il povero Piero. Vedi, Teresa, io non sono sospetta perché non piango. Ma devo dirti che, malgrado la nuova disgrazia, questi signori sono rimasti tutti qua. E questo dimostra il loro dolore per Piero e la loro solidarietà con te. E vadano pure se vogliono. No, e no, signora Teresa. E no, lei sbaglia, perché noi andandocene via confermeremo quello che ella ha pensato. In un momento difficile, di dolore, un momento duro, lo capisco. E va, guardi, si giri, guardi. Siamo qui, stretti tutti intorno a lei. Piangendo un altro. Grazie tante!
Povero Piero, sempre disgraziato! Povero Paolo! E smettila di piangere, mamma mia! Teresa, sì. Ti prego di constatare che io non piango, guarda. Tu sei l'unica sincera. Eh sì, mi trattengo appunto dal piangere per evitare equivoci. Ma guardi che se lei vuole piangere per Paolo, faccia pure, faccia con cosa. No, nemmeno per sogno, per umana pacis. Scusa Teresa, non siamo venuti a piangere. Ma devo spiegarti che il nostro sincero dolore per il povero Piero... Vi ringrazio tutti, ma risparmiatevi delle pietose bugie. Teresa, io mi rendo conto del tuo stato d'animo, ma dovresti invece gradire questo commovente plebiscito. Che plebiscito? È per un altro il plebiscito. Come? Permetta che le spieghi. Vede, la repentina morte di un altro nostro amico segnalataci... Oh, sfacciata! Taci tu! È mai possibile una cosa simile? Vede, la signora sua figlia deve capire che non c'è stata nessuna mancanza di riguardo nei confronti del suo dolore. Tutto è successo perché l'avvocato Osvaldo, qui presente, ci ha portato una triste notizia. Ah, è stato l'amico Osvaldo? Grazie tante, la ringrazio proprio. Ma signora, ma che colpa ne ho io? Già, l'ho sempre conosciuto un chiacchierone pettegolo e maligno. Signora, ma io ho saputo la notizia dalla stessa fidanzata del povero De Magisti e non ho fatto altro che portarla qui a voi. Vieni qui a portar via lacrime al mio povero Piero. Ma no, Teresa, santo cielo, una cosa del genere non mi era mai capitata. Io capisco il tuo dolore, capisco il tuo risentimento perfino, ma da parte nostra e soprattutto di mia sorella ti garantisco che non c'è alcun malanimo verso il povero Piero, al quale eravamo tutti affezionati. Ciò non toglie che saputo della morte di De Magisti... Io voglio il fischio di De Magisti. Già era venuto stamattina a conciarci l'anima. Mamma, non aggravare la situazione. Oh, sappiamo tutti chi era. Ma questo non c'entra. Sta zitta tu. Non bisogna far paragone fra lui e quell'anima del mio povero marito. Teresa, pace sepulto. Oh, mi ci tirano quei capelli. Devo vedere che a poche ore di distanza dalla morte di mio marito, i suoi amici vengono qui e per suprema visione... si mettono a piangere un altro. Mentre il corpo del mio povero marito è direi quasi ancora caldo. Ma quello di Paolo è più caldo. Tutto è avvenuto perché la fine di Paolo è stata così repentina. Stava benissimo. Racconti, signor Osvaldo. Basta! Qui bisogna piangere Paolo e non Piero. Guarda che si sbaglia, qui bisogna piangere Piero, non Paolo. Oh, già mi scusi, è che mi fanno confondere con tutti questi nomi. Ma il marito di sua sorella era Piero o Paolo? Era Paolo, era Piero, finisco per impappinarmi anche io. Ma se lei vuole piangere per Paolo, faccia con comodo, non si preoccupi. No, nemmeno per sogno. E chi vuol piangere? Paolo De Magisti, fuori da questa casa! Signora! Sì, c'è il signor Paolo De Magisti con la fidanzata. De Magisti! Fallo passare. Buongiorno. Buongiorno. Signora Teresa. Ma che ci aveva raccontato lei?
che De Magister era morto di un accidente. Ma come le è venuta in mente una simile panzana? A me l'aveva raccontato la fidanzata, l'aveva detto lei. Allora, scherzava. Scherzava. Lo so, ma... Eppure non aveva rabbia di scherzare. Ah, no, Piangeva, non riusciva a parlare dal dolore. Di resto, guardi, le chiedo subito. Ma va. Scusi, signorina Lola? Signorina Lola? Permette una parola? Cosa mi ha detto lei poco fa? Che era morto dei Magisti? Io? Lei poco fa da dentista. Mentre io uscivo e lei entrava. Le chiesi, come mai Paolo non era con lei? Che era solito venire per una cura. E lei che ha fatto? Ha alzato gli occhi al cielo e piangendo diceva, ho finito di soffrire. Certo, perché si era levato il dente che gli doleva. E perché ha alzato gli occhi al cielo? E perché gemeva con un'espressione di cordoglio? Ma perché mi doleva il mio di dente? Ma scusi, ha pure detto sospirando. Adesso De Magisti sta meglio di noi. Certo, lui il dente se l'era già tolto. Noi ce lo dovevamo ancora togliere. Chi poteva immaginare? Mi sento dire, ha finito di soffrire. Ora sta meglio di noi. Ah, io ho pensato fosse morto. Che granchio! Meno male. Su, Cesira, non ti far vedere che ridi. Ma in questa casa non si può né piangere né ridere. È un contegno ignobile. Hanno visto Paolo De Magistro vivo e ora tutti che sono lì allegri e ridenti, Mi scusi, ma quel signore là, quello, piange per Paolo o per Piero? Ah, lui piange per Piero, non c'è dubbio. Lui è il signor Paolo De Magistro. Teresa! Questa candela frigge, non l'avete smoccolata! Oh, scusa, Piero, provvedo subito! Ma dunque, Piero, tu! Come vedi, sono risuscitato. Forse anche per merito di quella candela che asfissia col fumo. Un caso di morte apparente. Quello che ho pensato anch'io quando mi sono risvegliato in questo elegante abito da cerimonia e mezzo a omaggi floreali a doppi funebri. È stata tale l'impressione che per poco non morivo veramente. Noto che c'è un'atmosfera di gaiezza. Non vorrei che il mio improvviso risuscitamento fosse causa di una venatura di mestizia e che io dovessi essere un guastafeste. Prego, signori, continuate pure a ridere e a divertirvi. Fate come se fossi ancora di là. Voglio dire, nel mondo dell'aldilà. O meglio, se non sono indiscreto, potrei partecipare anch'io alle manifestazioni del vostro buon umore? L'avvenimento da cui sono reduce me ne rende estremamente desideroso. Mi scusi, signor Piero, Senta, premesse le nostre più sincere congratulazioni per il suo felice riuscitamento. Io credo di doverle una spiegazione a nome di tutti. Un buffo qui pro qua. Non vorrei essere tacciato di scarso senso dell'ospitalità. Che cosa ci fa tutta questa gente qui? Piero, sei vivo! Che felicità! Lascia stare la felicità e rispondi. Se la memoria non mi inganna, avevo detto di dare la notizia della mia morte alle 6 avvenuta. Non mi risulta che questa simpatica cerimonia sia stata celebrata, ma pare ciò nonostante che tu abbia invitato tutti a farsi 4 risate. Correggimi se sbaglio. Ti spiego, vedevano perché mentre stavamo qui per lei, il signor Osvaldo ci ha portato la notizia che era morto anche De Magisti. È morto Paolo! Oh, anche tu, anche per lui! No. Ma no, Piero, non sono morto, sono qui vivo. Vedi, un equivoco ha fatto nascere un poco di rarità, ma appena. Avevo o non avevo detto di dare la notizia dei 6 avvenute? L'ho sempre detto che era un pignolo. Tale il vivo quale il morto. Ma non è affatto morto. Ma pignolo. Rispondi, cara, l'avevo detto o no? Ho fatto di tutto perché non si sapesse, ma la notizia è trapelata. Ormai era il segreto di Pulcinella. Eh già, e Pulcinella ero io. Vede, signor Piero, io, scusi se mi mischio nei fatti suoi,
ma io credo di avere il diritto di parlare, perché sa, io non sono venuta qui di mia volontà, anzi creda, ne avrei fatto volentieri a meno. Ma mia sorella, amica di sua moglie, mi ha trascinata. La ringrazio, ma non teneva affatto che veniste. D'accordo. A parte il piacere o no di farle visita, io ritengo che il morto non abbia il diritto, anzi, non pretenda che se ne dia la notizia ad esequie avvenute. Vedi Piero, oltretutto, un funerale è una rassegna di forze vive, come dire, serve per incontrare le persone che ci interessano, per mettersi in mostra, insomma. Proprio per questo avevo detto di dare la notizia ad esequie avvenute. E questa mi scusi, ma mi scusi proprio, è una malignità. Ma guardi che il morto non ha nulla da perdere se vai sui funerali, anzi io direi tanto onore per lui. Sì. Si tratta di un'usanza gentile che giova ai vivi e fa onore al morto. Egli dunque lascia a noi i suoi funerali. Giusto, lei ha ragione. Il morto deve stare zitto e lasciare agli altri che facciano il suo funerale. E stia zitto, e il morto faccia il morto. E si ricordi quello che si dice a Roma: chi si impiccia muore ammazzato. Io me ne infischio. Qui non si tratta di stabilire se il morto ha diritto o non ha diritto. Io non volevo e basta. E fuori tutti. E va bene, vuol dire che voglio essere ammazzata se un'altra volta vengo ai suoi funerali. Sarà un favore a stare lontana e per conto mio stai tranquilla che i suoi non mi vedrà di certo. Ma guardi, lo spero bene, anzi mi farà proprio un favore. Lucilla, andiamo. Signore, vi seguo, esco anch'io. Ciao Teresa, ciao. Coraggio. Cioè, no, scusa, non ho il coraggio. Ma questo improvviso risuscitamento proprio non ci voleva. Signora Teresa, congratulazioni. Mi dispiace, risuscitato. La saluto, signora. Mi dispiace. Arrivederci. Ti prego di constatare che io non piango, guarda. Ma... però non sta bene che nascano questi screzi tra visitatori e defunto. Cioè, ex defunto. Ma comunque, tutto è bene, quel che finisce bene. Ed ora, caro Piero, vorrei farti una proposta. Signora! Sì? Hanno portato una corona! Che corona dei miei stivali! Avevo detto, non fiori, ma opere di bene. Ecco qua, fiori come se piovessero. Ne ho persino uno in un orecchio. Ormai se l'ha saputo, sono stati mandati dei fiori. Insomma, bisogna fare sempre come vogliono gli altri. Piero, gli amici dei magisti e loro. Oh, grazie, com'è bella. Una cosetta da niente. No, è magnifica. Non so proprio come disobbligarmi. E ora ti spiego io come devi fare per disobbligarti. Vedi, caro Piero, a causa della tua morte, noi siamo stati costretti, e Lola, a rimandare il nostro ricevimento di nozze. Poi è sopraggiunto il tuo risuscitamento, che va festeggiato. E allora, visto che stiamo fra amici, fra conoscenti, io direi di fondere le due cose e festeggiare tutto qui. Il tuo risuscitamento e il nostro ricevimento di nozze. Stasera stessa. Idea non mi dispiace. Piero, finalmente comincia a ragionare. Permettimi prima di offrire alla sposa questi pochi fiori. Grazie, come sono belli. Una cosetta da niente. No, sono proprio belli. Figurati, quattro zeppi di nessun valore. Grazie. Tu non ti devi preoccupare di niente. Pensiamo a tutto io e Lola, eh? Ora usciamo e andiamo a comprare qualcosa, Lola, vero? No,
Mi raccomando, conservati bene. Andiamo. Andiamo, andiamo a prendere tutta. Però, Piero, lo sai che ti ha fatto proprio bene morire? Sei proprio migliorato d'aspetto. Trovi? Guarda, non c'è paragone come stavi poco fa. Effettivamente, mi sento meglio. Ah. Angelica! Comandi. Le scarpe. Sì. Perdonami, Piero. Che c'è? Ho fatto un'opera buona in suffragio dell'anima tua. Cosa sarebbe a dire? Ho dato le tue scarpe al parroco perché le distribuisse ai bisognosi della parrocchia. Cosicché i bisognosi della parrocchia vanno in giro con le mie scarpe ora. E le scarpe buone? No, quelle l'ho date alla portinaia. Ma sei impazzita! Un paio di scarpe nuovissime! Ma tu non ne avevi più bisogno! Potevate aspettare un momento, no? Non si sa mai! Angelica, va a dire alla portinaia che mi restituisca le scarpe! Ma Piero, lascia perdere, le sono state regalate, che figura ci facciamo? Dalle tue se ci tieni, io delle mie ho bisogno. Voglio uscire! Vuoi uscire? Ma come, sei appena resuscitato, e dove vorresti andare? A passeggio! Che altro c'è? Anche i tuoi vestiti ho regalato! Ma si può essere più stupidi di così? Mi lascia in camicione e senza scarpe. Dove mi presenti in questo arnese? Dove vado? Ma Piero, tu non dovevi andare... all'altro mondo, per questo mi avete combinato questa bella duellettina. Ma Piero, non ti devi arrabbiare, del resto è così che si vestono i morti, su. E tu eri morto, Piero! Potevate mettermi un vestito vecchio, che bisogno c'era di conciarmi così? Forse nell'aldilà è prescritto l'abito lungo? La portinaia... speriamo che tu vedi la portinaia. Ora ci va. Perché io non glielo chiedo, capito? Il signor Piero è risuscitato. Ho capito, ho capito. Mi dispiace che un evento per me lieto debba ripercuotersi sfavorevolmente su di te, ma sono costretto a chiederti indietro le mie scarpe che ti erano state regalate. Oh, le sue scarpe? Eccole, le sue scarpe. Amica, a che gioco giochiamo? Le mie scarpe erano nuovissime. Queste sono vecchie scalcagnate. Ti pare che potessi andare in giro con un paio di scarpe simili? È proprio quello che pensavo anch'io quando me l'hanno date. Ma sa come si dice? A caval donato? Beh, meno chiacchiere, va a prendere le mie scarpe. Ah, Piero, dimenticavo. E io mi sono permesso di dare le mie scarpe vecchie alla portinaia. E ho tenuto le tue che erano più nuove. Sai com'è? Per avere un tuo ricordo, abbiamo le stesse misure, tanto... Tanto ero morto, capito? Ma adesso sono vivo e se permetti rivorrei le mie scarpe. Come vede non è colpa mia, sono costretto a richiedergli indietro le mie scarpe. E io? E che diamine? Le mie le ha buttate via? Rimango scalza? E che vuole che rimango scalzo io? Va bene essere generosi, eh? Però c'è una misura in tutto. Già, sai com'è? E per avere un tuo ricordo abbiamo le stesse misure. Capisco, capisco. Guarda se per caso non avessimo le stesse misure anche di portasigarette. Ah, è vero, scusami, l'avevo dimenticato. Ma bravi, eravate già divisi il bottino. Oh, ma solo per avere un tuo carissimo ricordo. Tu però di ricordi te ne eri accaparrati parecchi. Sai com'è, sono un sentimentale io. E hai il culto dei ricordi. Forse volevi mettersi un museo. Ma no, è perché... abbiamo le stesse misure, ho capito. Le mie pantofole? Quelle non le ho toccate. No, Piero, veramente le pantofole le ha lasciate in eredità ad Angelica.
Avete già distribuito anche i legati. Beh, le pantofole erano l'unico legato. Bravi, avevate proprio fretta. Mi dispiace per voi. Angelica! Comandi. Il legato con cui ti avevo ricordato nel mio testamento olografo era dovuto più che altro alla fortuita coincidenza di due circostanze indipendenti fra loro. La mia morte e l'eccezionale grossezza dei tuoi piedi, che ti aveva indotto più volte nei riguardi delle mie pantofole a indossarle clandestinamente fino a farne due autentiche barche. Venendo ora a mancare una delle due circostanze, benché sussista sempre l'altra, non ti resta che restituire il legato. Dovevo immaginarmelo. Oh, eccoci qui! Evviva, evviva, meno male! Che bellezza! Signora Teresa, offra i pasticcini. Sì. Mentre io provvedo a stappare la bottiglia. Oh, bene, bene, Lola, sei pronta? Pronti. Oh! Vieni, Piero. E lo so, sei appena risuscitato, ti fa male. Oh, eccoci qua. Per te, Paolino. Figliole. Oh, eccoci qua. Al redivivo! Evviva gli idosi! Voglio brindare? Sì. Sono lieta che Piero sia morto. Lieta? E volevo dire... Sono dolente che Piero sia morto e risuscitato. Dolente che sia risuscitato. Allora passo a salutare Piero. Che mi lascia per una più alta sposa. Teso, desidero rivolgere un commosso saluto all'amico dei magisti, che deve dare l'estremo saluto alla donna amata, visto che proprio alla vigilia delle nozze ha deciso di abbandonare la fidanzata, amici e pompe mondane per farsi frate. Oh, tu razza di imbecille, cosa impari a farti frate? Ma come? Dice che vuole sposarmi, arriva la vigilia delle nozze e poi si va frate. Ma io ti gonfio di botte, sai, fino a tanti di quei cimpoli. Ma come ti viene in mente di dire queste corbellerie? Ha detto Lola. Io? Lola. Lei poco fa non lo rimangia, non faccia il pesce in barile. Ha detto che De Magisti ci lascia per una più alta sposa. Ma lo devo a me stessa, che sono più alta di una certa signorina che in passato ebbe a concepire qualche speranza matrimoniale su Paolo. Ma l'ha detto alzando gli occhi al cielo in uno spasimo d'estasi. Ma che spasimo d'estasi? Era una trafitta per il mal di denti. Senta, la vuol finire di spasimare per il mal di denti ogni volta che parla? Prima fa credere che De Magisti fosse morto, adesso che si va a frate. Con gli occhi al cielo e le guance lacrimose dice... Ci lascia per una più alta sposa. Credeva lui d'essere la sposa celeste. Che granchio! Che granchio! Scusate. Sì? C'è la cassa. La cassa? Che cassa? È la cassa per lei. Accidenti, ho dimenticato di disdirla. Andate un momento di là a seguire i festeggiamenti. Io ho... Avanti, venga. Permesso? Ho portato il feretro. E guardi, ho una buona notizia. Il feretro non serve più. Il morto è resuscitato. Era un caso di morte apparente, sì. Resuscitato? Sì. E ora come faccio? Non so, non può riportarla indietro. Ma non è possibile. Ma avevano detto di fare le cose in fretta. E sì. Appunto voleva così.
e il furgone è ripartito. E ora come si fa? Non lo so. Vedrò quello che si può fare. Però intanto la devo appoggiare da qui. Sì, guardi, l'appoggi qui. Un attimo. La metto qui? Sì, la metto qui. Guarda, l'appoggi qui. Lei vede se poi ve la potete riportare indietro. Un attimo, copriamola, però. Una mano. Le darò una mano. Di solito non faccio queste cose, sai? Lo so, però c'è stato. Ecco qui. Allora. Sì. Io vado, vedo quello che posso fare. Va bene, vado. Non le garantisco. Non ti preoccupi, io aspetto qui. Vada. Però io vado un attimo di là a festeggiare con loro, Tua sorella Elisabetta. Chi l'ha avvertita? Ma. Elisabetta, ci hai lasciato. Te ne sei voluta andare. Regna eterna. Ha capito di morire? Domandala a lui. È lì. Io, di là degli ospiti, puoi venire a bere qualcosa, va bene, Elisabetta? Hai capito di morire? Ho capito, sì. Un caso di morte apparente. Prendi qualcosa? Oh, santi del paradiso! E adesso come si fa? Come si fa che cosa? Quando abbiamo ricevuto il telegramma, mio marito ha capito subito. Ha avuto una crisi terribile. Ma ora gli è passata. Di già? Sì, per fortuna. È malato di cuore, lo sai, e qualsiasi emozione può ucciderlo. Questa volta poco ci è mancato. Ora, grazie al cielo, è fuori pericolo. Il medico però ha detto che un'altra emozione gli sarebbe fatale. Per conseguenza non si deve assolutamente dirgli che sei risuscitato. Morirebbe. Come? Sa che sono morto e sta bene. E se sa che sono vivo, muore. Piero, devi capire, Pantaleo ti adora. Se venisse a sapere che sei risuscitato, avrebbe un'altra scossa per la gioia. E due scosse, così violente, a breve distanza, e l'una in senso contrario all'altra, causerebbe la sua morte. Oh, poverino. E allora lascia che creda che sono morto, se questo gli giova la salute. E Piero, tu continui a fare dell'ironia, ma hai torto! Pantaleo è un nobile di cuore, ti adora, morirebbe di gioia. Si può fare di più? Ora c'è in lui un dolore, e soltanto un dolore profondo, incancellabile, eterno. Ma calmo ormai, sereno. Ha fatto presto, e comunque non potevo continuare eternamente a fingermi morto. Per fare un piacere a mio cognato. Ma non per fare il piacere, Piero, devi capire. Pantaleo! Un nobile di cuore, ho capito. Per evitargli un'altra scossa. Per evitargli un'altra scossa sia pure, ma un bel giorno un'altra scossa dovrà averla. Certamente, dovrà finire col sapere. Ma lo prepareremo a poco, con le debite cautele. Ma per ora, essendo troppo fresco il colpo della morte, bisogna che non si sappia! Non dirgli niente, non glielo scrivere! Qui! È venuto anche lui! Sì, si è fermato un momento al bar per prepararsi all'ultima prova da affrontare! Cioè? La visita della tua salma! Non farlo salire, digli che avrebbe un altro colpo se vedesse la mia salma! Piero, ci dobbiamo ancora capire! Pantaleo ti adora! Oh, se tu avessi ancora. Dunque, Pantaleo, tu ancora non mi hai capito. Non ti preoccupare, non lo farai salire, basta, dai. Oddio. Io vado, questo è Pantaleo. Oh.
cognato, fratello, amico mio, perché te ne sei andato? Perché mi hai lasciato solo in questa valle di lacrime? Oh, tienilo d'occhio che ti faccia qualche grossa corbelleria. Grazie. Coraggio. So che nessuna parola serve in questi casi. Solo il tempo potrà darti quella rassegnazione che oggi non trovi per la morte di tuo cognato. Ma bisogna reagire. Vuoi a lasciarsi vincere dallo sconforto? Lasciami, lasciami. Lasciami stare. Capisco il tuo dolore, ma sii forte. Sii uomo. Lasciami ora stare. Piero è lassù che ti porta e ti benedice. Si ha il dovere di vivere anche per gli altri. Lasciami stare. Voglio morire. Che ci faccio io qui di su solo senza Piero? Perché mi hai lasciato solo in questa valle di lacrime? Oh, tienilo d'occhio che ti faccia qualche grossa corbelleria. Grazie. Coraggio. So che nessuna parola serve in questi casi. Solo il tempo potrà darti quella rassegnazione che oggi non trovi per la morte di tuo cognato. Ma bisogna reagire. Vuoi a lasciarsi vincere dallo sconforto? Lasciami, lasciami. Lasciami stare. Capisco il tuo dolore, ma sii forte. Sii uomo. Lasciami ora stare. Piero è lassù che ti porta e ti benedice. Si ha il dovere di vivere anche per gli altri. Lasciami stare. Voglio morire. Che ci faccio io qui di su solo senza Piero? Voglio morire. Ma di che Piero è vivo. Per carità, questo è uno sfogo salutare. Volontà del defunto. Che animo nobile! Signora, sì? I gelati si squagliano. Scusa. Muoio! Aprite la grazia!